Oh, benissimo ragazzi, eccoci tornati di nuovo insieme con un'altra review del vostro marchese preferito. Questa volta vi parlerò del 7 Lego 10278, la stazione di polizia. Questa costruzione è dedicata a tutti quegli appassionati che desiderano ampliare la loro city. È uscita il 1 gennaio di quest'anno al prezzo di 179,99 euro e questo edificio è composto da tre piani, realizzati come sempre con una struttura modulare che permette di scomporre l'edificio stesso e giocare nei vari ambienti che compongono ciascun piano. Entriamo meglio nei dettagli del box. Il set è composto da 2923 pezzi e 5 minifigure ed anche qui, come per tutti i set 18+, lo sfondo è completamente nero, a differenza degli altri modulari. Inoltre possiamo notare la sostituzione della dicitura Creator Expert a favore di quella Modular Building Collection. Mentre nel retro della confezione troviamo le misure del set, che sono 25 cm di larghezza e profondità e 37 cm di altezza, e l'immagine di quella che potrebbe essere una composizione tipo con il set 10270 alla libreria, più altre immagini dell'interno della nostra stazione. Bene, procediamo con l'unboxing. Oh, questo serve a niente. La confezione comprende 25 buste numerate dalla 1 alla 14, il libretto di istruzioni, una base plate 32x32 e tre plate di misure differenti. Il contenuto del manuale inizia con una fantastica introduzione. Vediamo il capo progettista Chris McVie, che fa il cosplay come una delle nostre minifigure del set. E nella pagina successiva un'introduzione a quella che è la storia della nostra stazione. In più apprezzo moltissimo questa linea temporale cronologica con i disegni di tutti gli edifici modulari, che iniziano con il caffè corner a sinistra e finiscono appunto con la stazione di polizia. Per quanto riguarda le pagine successive, vediamo che le istruzioni sono tutte quante a sfondo nero, cosa che, come tutti sanno, non prediligo. Anche se molto chiare, secondo me. E per finire, come sempre, con il nostro riepilogo dei pezzi.
Ok ragazzi, eccoci con le conclusioni finali. Allora, la parte architettonica della facciata frontale è eccezionale. L'esterno dell'edificio è completo di tende da sole e molti elementi decorativi, come cornicioni e come la scritta Police che è stampata e non adesiva. Ci sono anche pezzi unici creati apposta per questo set, ad esempio il cartello pubblicitario, anch'esso stampato e non adesivo. In più ragazzi, adoro veramente l'uccellino blu che mangia una ciambella sul davanzale, che poi è lo stesso visto nel set 10270 se ci fate caso. Ai lati invece troviamo l'edicola, molto semplice e compatta, e mi piacciono molto i due diversi tipi di colore dei tile che riproducono due diversi tipi di carta da giornale. Dall'altro lato invece il negozio di ciambelle, anch'esso molto compatto ma veramente dettagliato.
Infatti vediamo che all'interno c'è un registratore di cassa, diversi bicchieri, tutti impilati, e tutte le ciambelle in vendita riposte dietro il bancone. Al piano superiore c'è un piccolo loft invece. A mio parere un pochino spoglio, servirebbe un tocco più casalingo. Possiamo trovare anche qui un giradischi, molto ben fatto, e un letto anch'esso ben realizzato e molto simpatico a mio avviso, che poi, se sollevato, vediamo portare direttamente al negozio di ciambelle. Il retro dell'edificio invece sembra piuttosto minimale, con una serie di scale che portano fino al tetto, dove possiamo notare la cisterna dell'acqua che rifornisce l'intero edificio, e nella parte più alta l'antenna per le comunicazioni della nostra stazione e l'aggiunta di uno spazio che dà l'idea di un piccolo vicolo, dove c'è una pianticella, la porta sul retro del nostro edificio con tutte quelle che sono le varie finestre dei singoli piani. Parliamo ora dell'ingresso della nostra stazione. Anche qui un po' scarso, ma con elementi molto essenziali, tipici appunto di una vera stazione di polizia. La scrivania con il telefono principale, dove arrivano tutte le chiamate, ed un simpatico distributore dell'acqua davvero ben realizzato. Di fianco vediamo una cella di detenzione con un gabinetto ed un letto che, se sollevato, c'era un cucchiaio ed una via di fuga nascosta sotto la cella, che porta direttamente alla fessura che abbiamo visto prima sul retro. Tutti i piani poi sono collegati da una grande scala. Al primo piano, che sarebbe poi l'ufficio principale dei nostri detective, troviamo molti dettagli interessanti, come la macchina da scrivere, il telefono e le lampade che si trovano sopra delle vecchie scrivanie. In più possiamo vedere un tabellone con tutte le prove e gli indizi raccolti dai nostri poliziotti, e di fianco la stanzetta adibita alle foto segnaletiche. Per quanto riguarda l'ultimo piano, vediamo invece la stanza degli interrogatori con un registratore per le confessioni, tipico appunto degli anni 40, un bagno e un piccolo ripostiglio pieno di oggetti che, se andiamo a guardare meglio nel dettaglio, fanno riferimento ai moduli precedenti. Da notare le finestre con le persiane. Anche qui tecnica di costruzione veramente interessante. Concludiamo infine con le minifigure. Partiamo da quella che è la proprietaria del negozio di ciambelle, il gestore dell'edicola, che è anche il ladro delle nostre ciambelline, e i tre poliziotti in divisa. Quest'ultima, come vi dicevo, ispirata a quelle in uso negli anni 40 negli Stati Uniti. Ora, nel complesso la costruzione mi è veramente piaciuta, molto essenziale ma piena di dettagli molto realistici. Quindi, come di consueto, possiamo dargli il nostro voto, un bell'8 anche qui. Ok ragazzi, anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel like. Come sempre, condividete e attivate la campanella delle notifiche per avere aggiornamenti sui prossimi video. Io volevo veramente ringraziarvi perché abbiamo raggiunto tanti traguardi, tanti ne vogliamo superare, come vi avevo già detto, finché morte non ci separi. Ora, come tutti i miei fine video, volevo anche oggi ringraziare alcune persone, tra cui Andrea Scagliarini, Giuseppe Lamanna, Rusit Fernando, Marco Lenares, FR Mitu, Manuel Toffanin, Collegoli, Derighi 111 e i nostri amici baffuti Enzo e Paolo. Ora, ricordatevi ragazzi, ve lo ripeto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete, attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, e io vi lascio come sempre col nostro grande motto: solo il meglio è abbastanza. Ragazzi, rimanete con noi al prossimo video.